Horror 2, tra poco su Voi! Iniziano i telefilm di Boeing! Mi guardi in faccia, sono un bravo ragazzo, mi credo! È vero, ecco. La sola cosa a cui credo è il denaro. Banconota su banconota. Eccoli! Non appena mi pagate, saremo di nuovo amici. Che ne pensate? Va bene, ecco qui. Questa è la somma che siamo riusciti a raccogliere. La settimana prossima le daremo... Ok, il resto. Ne mancano 4.800, va bene? Io ho un'idea! Le do la mia carta di credito e lei fa acquisti per la cifra che manca, eh? Che ne dice? Mi state prendendo in giro voi due? No, non ci permetteremo mai, glielo giuro. Vi prendete in giro? No, un momento. Porta anche loro. Ci penso io, capo. No, aspetti, sì, ragioniamo. Falli sparire. Tutto, abbiamo solo bisogno di un po'. Buttali nel fiume, non li voglio più vedere. Va bene, capo. Senta. No, ci vuole gettare nel fiume. No, Valentina. Ma lei è pazzo. Dai. Valentina. Non lo mollare. Valentina. Non lo mollare. Aiuto! Non so come si guida, che sta a fare? Aspetta, Valentina! Non so, non capisco. Quella polvere non le ha fatto alcun effetto, la fa solamente piangere. Ci vuole solo un po' di pazienza. La reazione è un po' lenta, ma tra poco farà effetto. Dai, mamma, non piangere. Mi rendo conto che tutto questo è nuovo, ma ce la farai come sempre. Qualcuno ha visto Florencia? No. A quest'ora, mi chiedo, non dovrebbe cominciare a fare effetto? È un po' presto, dobbiamo ancora aspettare. Sì, ma spero che si sbrighi ad agire questa specie di pozione magica, perché voglio che il piano si attivi da ora. A me la sola cosa che importa è che sia giunta l'ora della mia vendetta. Dov'è finita quella ragazza? Non capisco. Come mai cerchi Flor ora? Che cosa hai fatto? Massimo, tesoro, ho dimenticato una cosa nello studio. Posso andare a prenderla? Sì, certo. Grazie, sei un amore. Signore... Oh, ma che succede? Malala! Che succede? Mamma, che c'è? Insomma, che succede? Che stai facendo, Flor? Non ci posso credere. Chi avrebbe detto che Florencia è anche una ladra? No. Ora capisco perché mi mancavano tante cose. Non è possibile, non è possibile. Sono sicuro che c'è una spiegazione. Ma avanti, Florencia. Dicci che cosa stai facendo. Sto rubando i gioielli della regina Marmottina. Oh, my God! Flores è diventata ladra di gioielli! No, sono sicuro che c'entri tu, mamma. Tu li hai detto di fare. No. La signora Anna non c'entra. Sto rubando i gioielli perché me l'ha detto. Oh, tesoro, e pensare che fino a ieri eri come una figlia per me. Come un passerotto che ha levato. Come un usignolo scappato dalla sua prigione che può finalmente cantare. Malala, c'è anche solo che canti cucuru cucu paloma o rondine al nido. No! Accidenti, ma che c'è da strillare tanto? Neanche avessi visto un ladro, conte minimo. Fammi un favore, tieni queste perline colorate perché non so che farmene. Permesso, permesso. A quanto pare non sono l'unica fuori di testa in questa casa. Smettila di urlare, fa qualcosa! Sei impazzita! Che ti prende? Non vedi che sto passando io? Accidenti! Ho i capelli tutti in disordine! Non posso guidare così con i capelli in questo stato!
Molto bene, era ora che ci liberassimo di queste cose materiali che ci rendono ogni giorno meno umani e... Oh, andiamo, lo sapevo che era... Ma come, nessuno mi dice qualcosa? Vi rendete conto? In questa casa sono invisibile, a nessuno importa se esisto. Ci vorranno anni di terapia per superare questo shock. Non è possibile. Non è possibile, mi sembra un incubo. Non posso credere che Flora ci abbia derubato. Nemmeno io, però, ha restituito i gioielli. Sì, certo. Li ha restituiti perché l'abbiamo colta con le mani nel sacco, mio caro. Purtroppo, però, noi non possiamo più fidarci di quella cara ragazza. Invece possiamo fidarci, mamma. Florencia è una persona straordinaria e non sarebbe capace di fare del male. Che? Eh? Vuoi dire che lei è... È buona. E non è giusto dubitare della sua onestà. Beh, riconosco che queste parole ti fanno molto onore, Delfino. Già. Anche perché è nota l'antipatia che c'è tra di voi. Oh, sì, ma io non porto più rancore, Massimo. Quando ci si incammina sulla strada del bene, allora si vede soltanto la luce interiore di coloro che ti circondano. Amen. Con permesso. Sì. La strega, voglio dire, Delfina, ha ragione. Flora è buona, non è una ladra, questo no. Magari ha qualche altro problemino che noi non conosciamo. Sentite, non possiamo continuare a dubitare di Flora per un incidente senza importanza. Dobbiamo fidarci di lei. Questo le fa onore, anche perché è nota l'antipatia che c'è tra di voi. Visto e considerato che tutti noi siamo d'accordo nel continuare a fidarci di Flor, vi prego di non dirle neanche una parola di quello che è successo. Sarà lei a darci delle spiegazioni, se e quando vorrà farlo. Con permesso. Scusate, vado a dar da mangiare al mio pappagallo, sarà affamato. Vogliamo andare da Flor? Andiamo. Ai, va a pulire il disastro che è stato fatto in cucina. Non si azzardi a toccare la torta di lamponi che sta lievitando. Fine dei giochi, cara Malala. Un altro fallimento. No, Bonilla. La lampada di Aladino è qui ed è nostra. Si tratta solo di decidere come e quando strofinarla. Uno cerca di evolversi e di lasciarsi alle spalle le vecchie abitudini consumistiche e ovviamente si aspetta un briciolo di disapprovazione, ma non di essere ignorato come se non esistesse. Ti capisco perfettamente, sono tutti così strani, non so che cosa gli accada. Pensa che mi guardano come se avessi 70 antenne sulla testa o 800 mani. Per me sono tutti un po' fuori di testa. Sono isterici per quello che è successo alla madre di Massimo, sai, per via di quella malattia. No, non lo so, ma ti dico una cosa, a me questa storia non quadra. Per me la contessa è una gran furbacchiona, perché alla fine la vera ladra è lei o no? Ma ammesso che sia una ladra e che abbia quella malattia terribile, poverina, allora arrafferebbe di tutto, non devono essere per forza milioni. Lei non capisce più niente quando sente l'odore dei soldi, non quando vede la marmellata. Ah, ed è questo capisco. Che non mi convince. Flor, stai bene? Vuoi parlare con noi? Vuoi dirci qualcosa? Che cosa avete? Perché mi parlate così? Perché ti vediamo un po' strana. No, siete voi quelli strani. State tutti imitando quella psicopatica di Malala. Che? Ah, ti prego non suonare, ti prego non suonare, non suonare, sta zitto! Adesso non posso proprio rispondere, non posso! Se fosse il parrucchiere per confermare l'appuntamento che ho chiesto! No, non devo rispondere, devo rispondere! Franco! Franco, aiutami per favore! Sto per cadere! Aiutami! Vada! Valentina, rispondi, rispondi! Si vede che le è morta la batteria, per questo non... Sarete voi a morire se non mi restituite il furgone entro 2 minuti, sono stato chiaro! Dobbiamo escogitare un nuovo piano per screditare definitivamente Flor, mia cara Malala. Questo lo so anch'io. Ma quale? Chiediamolo a Lorenzo, lo stratega. No, neanche per sogno. Nessuno deve sapere cosa succede, tantomeno quello stupido uomo. E Delfino? Nemmeno lei. Andrebbe di corsa a spifferare tutto per filo e per segno a Lorenzo. Nessuno deve sapere che Florencia è stata ipnotizzata. Augurio!